Albert Einstein e fallimenti matrimoniali. Vedete, cari amici, una Edelweiss al quale andava dato un più ampio rilievo. Vedete, cari? Lettere all'asta. Einstein scriveva: ho fallito nei matrimoni. L'articolo è del redattore Giovanni Caprara. E questo è il Corriere della Sera, vedete cari amici, vedete? Vedete? Corriere della Sera, sabato 24 giugno 2017. Ora vediamo che cosa scrive Albert Einstein. Le lettere di Albert Einstein all'amico Michele Besso, di origine italiana, sono forse le testimonianze più intime dell'animo del genio. Ora sono messe all'asta a Londra e, pur non rivelando nulla di nuovo, costituiscono un documento prezioso. Beh, poi l'articolo continua e Albert Einstein confessa i suoi fallimenti. Suoi fallimenti matrimoniali. Nei messaggi confiderà soprattutto i suoi rapporti turbolenti con Mileva Maric, i due figli, e poi con la seconda moglie Elsa, eccetera, 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 eccetera. Beh, caro Albert Einstein, potevi fare a meno di lamentarti dei tuoi fallimenti matrimoniali. Perché effettivamente il patriarcato è tutto un fallimento matrimoniale. Il patriarcato è tutto un fallimento matrimoniale. E, caro Albert Einstein, però il tuo fallimento principale è stato quello scientifico, non quello amoroso, sentimentale, matrimoniale. Caro Albert Einstein, il tuo vero fallimento è stato quello scientifico, perché dopo la fisica einsteiniana, cioè dopo la tua fisica, è venuta la fisica di Werner Heisenberg, la fisica dei quark, e la fisica dei quark ha messo con le spalle al muro le tue teorie, perché tu, Albert Einstein, credevi che noi esseri umani potessimo conoscere l'universo, lo potessimo conoscere l'universo infinito ed eterno. Invece la fisica successiva a te, Albert Einstein, la fisica successiva a te, quella di Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr, eccetera, ha dimostrato che noi non possiamo conoscere l'universo infinito ed eterno. E proprio come diceva il filosofo Immanuel Kant, il quale distingueva la realtà in realtà fenomenica, il fenomeno, che noi lo possiamo conoscere, e in realtà noumenica, il noumeno, ciò che sta al di là del fenomeno, noi non lo possiamo conoscere. E c'è il grande principio di indeterminazione di Werner Heisenberg, e 1927, dove Werner Heisenberg ti dice chiaro e tondo che a livello delle particelle subatomiche, a livello dei quark, noi mentre li osserviamo, per osservarli utilizziamo apparecchiature così sofisticate che mentre li osserviamo li modifichiamo. E per cui poi il grande fisico post-einsteiniano, il grande fisico della fisica dei quark, dirà: l'uomo non può conoscere il mistero dell'universo perché l'uomo fa parte di questo stesso universo, perché l'uomo fa parte di questo stesso mistero. Cioè, Max Planck diceva: l'uomo non può conoscere il mistero dell'universo
Perché l'uomo fa parte di questo stesso mistero. L'uomo fa parte di questo stesso mistero. È stata una pretesa presuntuosa la tua, Albert Einstein. È stata una pretesa presuntuosa quella di pensare che la scienza possa conoscere l'universo infinito ed eterno. Però non sei scusato a livello scientifico, ma io, Serafino Massoni, ti scuso, io ti scuso a livello matrimoniale, perché il patriarcato è tutto un fallimento matrimoniale. Bene, a te Albert Einstein e a tutti voi, cari amici, tanti cari saluti da Serafino Massoni.